Bentornati o bentrovati sul mio canale YouTube. Se sei capitato qui per la prima volta, io sono Sandy Labelle, sono un'artista, sono una presentatrice di eventi vintage e modella pin-up. E ho aperto questo canale YouTube per portare un po' di Pinupilandia, che è il magico mondo da me creato, proprio a casa tua. Come vi annunciavo su Instagram, mi raccomando, se ancora non mi segui, fallo, chiocciolina Sandy underscore Labelle, lo trovi scritto qui sotto. E su Instagram vi anticipo un po' quello che poi andrò a caricare sul mio canale YouTube, quindi vi consiglio vivamente di seguirmi sul mio Instagram. Bene, come vi annunciavo sul mio Instagram, appunto, Babbo Natale ha cominciato a portare i regali a Sandy, e quindi volevo condividere con voi questo video spacchettamento. Questa volta sono stata brava, non ho aperto il pacco, anche se è arrivato con un lo sto guardando in questo momento, con un taglio. Ecco, ve lo faccio vedere. Vedete? Questo taglio qui non sono stata io, non ho sbirciato, giuro, giuro. Allora, si tratta di un abitino di Miss Candy Floss e ovviamente in tema natalizio. Andiamo ad aprirlo proprio così, Ah, ecco, con piacere e con stupore trovo che anche questa volta, dico anche questa volta perché è già capitato, se non l'avete visto andate a spulciare i vecchi video haul, scusate, qui levo questo foglio. E è arrivato di nuovo questo abito con questo sacchettino che mi farà sicuramente comodo. Sì, ci piace molto, di stoffa con i pois, vedete, anche questo è uguale a quello dell'altra volta. Bene, lo andiamo ad aprire. E cosa abbiamo all'interno? Ve l'ho detto che era un tema natalizio. Troviamo un abito, natalizio, ma non solo, lo potete usare per San Valentino, semplicemente quando avrete voglia di vestirvi di rosso, con uno scollo molto particolare, perché se vedete qui ha una specie di fiore, cioè nel senso lo scollo forma una specie di fiore, di petali, no? Poi lo vedrete meglio indosso. La manica è lunghina, ha dei bottoni qui sulla parte finale, ha la solita zip sul retro, perché Miss Candy Floss ama queste zip sul retro, che io le chiamo dell'amore, perché se vi aiuta qualcuno a chiuderle e anche ad aprirle è meglio, molto più comodo. E niente, poi è lungo ed ampio. Adesso io ve lo mostrerò sicuramente, però vi volevo domandare una cosa: ma come sta procedendo il vostro Natale, le vostre preparazioni del natalizio? Avete adornato la vostra casa? E soprattutto, avete provato a fare i biscotti, pan di zenzero, la cui ricetta io ho postato la settimana scorsa? Siete andati a vederlo? Se non avete ancora visto, vi lascerò qui nel primo commento proprio il link per poter andare a sbirciare come si cucinano i pan di zenzero. Sapete, i famosi biscottini, quelli che si vedono nel cartone animato Shrek, no? E sono gustosissimi, sono buonissimi, riempiono la casa di questo profumo così natalizio, quindi vi suggerisco vivamente di andare un po' a sbirciare, anche per vedere Sandy come se la cava in cucina. E adesso andrei a provare l'abito. Voi cosa ne pensate? Collezione In High Heels, ed è questo abito qui meraviglioso. Vedete? Lo scollo crea proprio questo simil fiore. Io trovo che sia molto femminile. Veste bene, gli abiti Miss Candy Floss vestono sempre molto bene, sono confortevoli, sono morbidi, si lavano facilmente e sono molto femminili, allo stesso tempo anche molto comodi. Lo so, l'ho già detto, però è vero, è la verità. Vedete, io ho aggiunto questa sciarpina per mostrarvi che comunque è versatile. Ecco, ho abbinato poi questa borsettina di Lola Ramona. Vedete? Ecco, mi piace molto questa idea. Dopo quella faticata
che ho fatto per girare la videoricetta, questo video mi è sembrato davvero una passeggiata di bellezza. Io, come al solito, vi invito a iscrivervi al mio canale, di lasciare un commento, di lasciare anche un like, insomma, fatevi sentire, lasciate un po' di dolciosità sul canale della Sandy. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao dolciose, ciao dolciosi. Baci da Pinappilandia!